grazie ragazzi, grazie. Oh. Grazie per l'applauso, sempre gradito, e soprattutto a quest'ora e soprattutto di questi tempi in cui tutti parlano di cose importanti. Una delle cose importanti è il cambiamento. Ti dico, devi essere pronto a cambiare, ma sempre io. Che non cambiano gli altri. No, il cambiamento, hanno addirittura, gli inglesi usano change management, gestire il cambiamento. Allora il cambiamento ti arriva ed è il treno, cioè passa quel treno, prendilo, perché dopo non ce n'è altri. E ho preso una storia emblematica da raccontarvi, semplice. La storia di un complesso inglese, spiegatelo ai più giovani, chi erano i Beatles. Li conoscete, no? Liverpool, i Fab Four, i Fantastici Quattro, meravigliosi. Ma i Beatles originariamente non erano a Liverpool, erano ad Amburgo. E il loro batterista si chiamava Pete Best. Pete Best era una persona che era il capo della loro formazione. E nel 62-63 disse ai ragazzi, George, John, Paul, erano quei tre lì. E gli disse, ragazzi, abbiamo un contratto meraviglioso. Si va a suonare nelle birrerie. Avevano firmato un contratto con una marca di birra famosa, faremo l'Oktoberfest e faremo rock duro, rock pesante. Gli altri lo guardano e fanno, te che il disetti al Best. Chi glielo dice? Perché loro avevano già un accordo a Liverpool. E Pete Best rimaneva lì e dice, ma scusate, c'è qualcosa che non va? E lui gli fa, George, diglielo tu. E George Harrison gli disse, guarda, noi non veniamo con te a suonare le birrerie, perché abbiamo già un accordo, anzi, vieni tu con noi. Ci ha chiamato a Liverpool, ma chi aveva chiamato il calcio, la squadra? Ma che? La Apple, Steve Jobs, ma non è ancora nato Steve Jobs. È la marca di dischi, una casa discografica. Ci vanno a fare un nuovo stile di musica, una nuova musica. Ci dovremmo vestire con i capelli a caschetto, a paggetto, e con le giacche strane. Ma andate in giro a fare i bar la fuse, ma che cazzo andate a fare? Per bar la fuse in inglese era un'altra cosa, no? E facevo, ma qui abbiamo un contratto che facciamo le arene nelle birrerie, il rock duro, pesante. Ma che musica, per dire, che musica vi hanno chiesto di fare? Via the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Ma no. Sei incazzato, Best, ma che sta qui? Ma che musica è? Ma cos'è sta musica? Ma è quella del mago che gonfia i palloncini al circo? Ma che cazzo di roba andate a fare? E lui fa, ci hanno chiamato, ci danno un pacco di soldi, diventeremo famosi. No, ragazzi, questa musica qua non se la ricorderà nessuno nell'arco di 2 mesi. Il rock vive da sempre. John, ma tu che cosa stai inventando? Che cosa vorresti fare la tua canzone? Quale sarebbe? Come l'hai chiamata? Imagine. You may say I'm a dreamer. Ma no, tu sei un pirla, non sei un dreamer. Ma no, ma quella giapponese lì ti ha rincoglionito, John, basta, toglila, quella canzone lì se la dimenticheranno tutti, non sarà niente. Allora fate una cosa, volete andare a Liverpool? Andate. E Best è incazzato qua, ha detto, io però vi sostituisco, io ne prendo altri 3, avete capito o no? E loro hanno detto, noi andiamo. Che fine ha fatto oggi Pete Best? Di loro lo sappiamo come è andata a finire la storia, ce n'è uno che ancora oggi va a Lourdes a accendere un cero di Gubbio e che si chiama Ringo Starr. Perché Ringo è subentrato e non aveva niente da perdere. Ha detto, io ci vengo con voi ragazzi, il treno lo prendo. Ma Pete Best che fine ha fatto? Eccolo là. Questo è Pete Best. Sembra un incrocio tra Rudy Feller e Pruzzo. È rimasto col gipponino là a suonare ancora che li aspetta e dice, prima o poi torneranno e mi daranno ragione. 2 sono morti, c'è rimasto Paul, è rimasto Pete Best ed è rimasto Ringo. Ringo è diventato baronetto, Pete Best resta un pirla, che è là che suona. Bevendo la birra, c'ha la pancia oramai gonfia. Però ecco, attenzione, perché dicono il treno del cambiamento bisogna prenderlo al volo. No, però devi prendere quello giusto e soprattutto senza arroganza. Senza arroganza, perché alcuni dicono io la so, la so lunga più di altri. Guardate quelli che sapevano lunga, guardate questa frase qua. Gli aerei sono dei bei giocattoli, ma di nessuna utilità militare. Questo era Ferdinand Foch, comandante esercito francese 1911. La seconda guerra mondiale è stata vinta dalla RAF contro la Luftwaffe. Tutti aerei, questo ha capito un cazzo, infatti l'hanno dimesso. Nel 912 era già lì con l'orto che zampava, aveva finito. Vediamo la seconda. Entro 6 mesi la gente si stancherà di stare a guardare quella scatola di legno chiamata TV. Questo si chiama Daryl Zanuck. L'aggravante è che era presidente della 20th Century Fox nel 46, l'ha detto. Se lo vede la De Filippi oggi gli c'entra un occhio con uno sputo, lo finisce. Ma la più bella è l'ultima. Questo qua, eccolo qua. L'uomo non arriverà mai sulla Luna. Questo Lee DeForest è uno scienziato padre della radio, scienziato. Guardate l'anno, 1967.
Io non so chi di voi c'era, io nel 69 c'ero, avevo 10 anni circa, ed ero là in casa, mio papà per la prima volta, papà e mia mamma mi avevano lasciato sveglio dopo Carosello, perché c'era un evento meraviglioso, l'uomo che scendeva sulla Luna. Ed eravamo là collegati con l'effetto Dolby System, perché tutte le finestre erano aperte il 20 luglio del 69, si sentivano tutte le case, sense around, e c'erano Tito Stagno e Ruggero Orlando. Tito Stagno era a Roma, Ruggero Orlando era a Houston, e litigavano tra di loro: chi è? Stanno scendendo, sì, chi scende per primo? Scende lui Armstrong, ma mette il piede sinistro o destro? Io me li ricordo con la bocca aperta che rimbalzava in commedia di Gumù sulla lona. E saltavano come due palle, e lui metteva la bandiera. Ancora oggi mi chiedo come cazzo sventolava quella bandiera in assenza di gravità. Loro saltavano, e quando li ho visti saltare, adesso che ho visto questa frase ho capito il senso di quei salti e di un gesto che Armstrong fece verso la telecamera vicino all'EM, perché Armstrong saltando si girò e fece così. Era rivolto a Lee De Forest. Grazie.